Vola la capolista! Mamma mia! Eccoli! No! Palma senza di noi! Mi ha giubbotto, Marco! Allora, comunque Darpa l'aveva detto che oggi era peggio. Stava segnando di vai. Allora, buona capolista. Saluta. Tra l'altro intervista senza Gian Giulio, allora, smerava di essere. Ma ripetiamo, sto ascoltando l'aria. Dico, ormai siete più in alto che. Ho detto un'altra cosa. Vola la capolista. Ok, dillo con pianto. Vola la capolista. Vola la capolista, battendo gli Spurs. Tra l'altro gli All Blacks stanno perdendo. E Gian Giulio sta giocando coi tagli. Che stanno vincendo. E Palmo vince. Hernandez si è fortunato. Pregati. E allora, com'è andata la partita? Autori dei gol, chi sono stati? Io doppietto. Smeraldi, tu che sei la voce della verità. Io Cap. Tu assisti Smeraldi, quindi più 4 kg. Grandissimo. Addirittura. No, da quanto, diciamo che dove c'è Smeraldi c'è sempre la scuola che vince. Sono subito con fatti. Abbiamo subito sento un gol. Mi prendi a palla che zoppica le cose. No, zoppo, tutte e due, ma poverino però. Tra l'altro vincete senza Barone. Infatti siete solo coglioni, siete già giù. Ho saputo che Darpa ci teneva a vincere perché sennò Barone. Certo, è chiaro, perché comunque. Beh, allora ti posso giocare detto da lui. Il torneo, poi c'è stato qualche scandalo. È stata una sua minaccia, ha detto se non vincete io sarò tutto il tempo a dire che sono fortunato. Intanto aspetta che c'ho. Mi hai dato un calcio ai coglioni. Sei tu che sei venuto contro il mio piede. L'ho lanciato io. Esatto. Stavo dicendo, sì, Barone, potete vincere anche senza Barone, quindi dimostrate di non essere Barone dipendente. Siamo tutti fondamentali e nessuno indispensabile. Si può dire che il girone è già vostro oppure ancora c'è parecchio da dire? Vabbè, ovviamente dopo metà campionato ci va. Smeraldi ha esperienza in queste cose. Smeraldi, tu che ne pensi? Non è nostro. Ecco. Se lo perdiamo comunque è colpa. Lo sai che sono campionato? È colpa di Umberto, proprio. È colpa di Umberto. Prossimo turno River Plate. Vittoria fai. Sarà assolutissimo. Ora il gufo in testa. Beh, ora che stanno facendo con la Franciscana? Non lo sapevo. Una partita brutta. Attenzione a Cassiamo. Ok. Un saluto a Ceravella. Ciao. Invece i vostri amici Elfish vanno malissimo. Che hanno fatto? E hanno perso. Infatti non sono più nostri. No, amici. È finito un gemellaggio. Sono vincenti. Va bene ragazzi. Allora, complimenti. Sta giocando a piedi nudi, infatti. Gioca a piedi nudi, quasi. Ma riprende, già ripreso, già ripreso. L'avevo visto poco. Basta. Allora, complimenti, mi raccomando, state il più in alto possibile, ve lo auguro. Ci vediamo la prossima volta, ok? Palma riprende. Ciao ragazzi, ciao. Anche Palma se la riprende. Ciao ragazzi, ciao. Non mi è mai capitato di vedere gli Spurs perdere due partite di fila. Forse voi ve lo ricordate? Non me ne dico, è un caso, non lo so. Vero, vabbè, però abbiamo perso contro le squadre esatto. Non abbiamo fatto passi falsi. Bene con le piccole, male con le grandi allora? Abbiamo vinto contro il Blacks. Abbiamo vinto contro il Blacks e Elfish. Questo è vero, questo. Quindi, è vero. No, due partite, la scorsa avevamo in un certo senso l'alibi delle assenze. Non meritavo di vincere. Questa di oggi giochiamo sempre contro una scuola forte. Però è stata una partita brutta. Probabilmente hanno, io dicevo, la spiegatoria hanno meritato di vincere perché hanno preso un doppio palo, un altro palo. Però è stata una partita con tipo zero occasioni da una parte e zero dall'altra. Cioè il solo penso che a parte quei pali che loro hanno preso non hanno fatto una parata. Come ha fatto poche parate il loro portiere perché ci hanno ribattute tutti i tiri. Diciamo che secondo me poteva finire in pareggio, non sarebbe stato uno scandalo. In generale noi meglio nel primo tempo che schiacciavamo, e loro meglio nel secondo che schiacciavano noi perché eravamo lunghissimi e riuscivamo a giocare. Allora poi hanno trovato il gol. Allora poi sono stati bravi a trovare questi due gol.
L'unica cosa che non mi sconfitta, anzi non ci sconfitta, è il tempo. Perché no? Lo voglio dire. Non c'è da dire. Per curiosità, la partita è iniziata alle 6:05. Alle 54 ha fischiato la fine. In mezzo ci sono state due interruzioni perché uno di loro si è dovuto allacciare due volte la scarpa. Il fine a pieno tempo. E quindi non capisco quanto dura una partita. In più solitamente l'arbitro lo comunica quando sta finendo la partita dal recupero. Quindi non ho mai idea, a un certo punto sta parlando e ha fischiato la fine. È stato un... non la capisco questa cosa. Non lo so, non so che dirti, non ho seguito attentamente la vostra partita. No, comunque niente, non c'è da dire che non ho pioggiato benissimo. Effettivamente. Pioggiato un po' maluccio, perché siamo in 9, trovare gli equilibri in 9 è un po' difficile. Ripeto, però secondo me è partita. Mancava Ciaravella, credo. No, mancava Claudio. Eravamo tutti, forse Claudio, però la. Poi quando ne manca uno, sì, c'è Ciccio Micelli. Sì, partita brutta, nessuna occasione, alla fine secondo me potevamo acciuffare questo pareggio, anche se ripeto, loro hanno avuto queste occasioni dei pali che avrebbero potuto recriminare questa finita in pareggio. Che dici? Io penso che a parte i pali comunque non hanno proprio tirato in porta, cioè il Sullo effettivamente non ha fatto pala, per questo dico. Hanno vinto, però sono nel pareggio era giusto. Perché loro si hanno fatto un doppio palo che penso che non si possa spiegare neanche con qualcosa. Mi fatto contro gli spot. Però secondo me il pareggio. Ora avete i bubble. È un po' un derby, si può dire. Ora abbiamo un bubble. Certo. Sì, c'è Tiger. Solo per Catalano. Per Gibi e Riccardo. Soprattutto per Riccardo. Sì. Vabbè, che oggi hanno pareggiato 1-1 con gli Spartans. Quella è stata la partita più brutta. Ah, vero? 1-1. 0-0 a 5 minuti alla fine. Hanno segnato tutte e due tipo agli ultimi due minuti, il rigore di Riccardo, il fallo che c'era, e poi tipo gol, passa l'acqua e partito dritto per dritto. Non ho capito che ha fatto, l'ha allungata sulla sinistra, non mi ricordo a chi, e l'ha segnato 1-1. Cioè hanno battuto e hanno segnato il pareggio. Partita brutta. Ripeto, ci può stare, ora dobbiamo un po'... rifarcela, perché due sconfitte consecutive pesano. Difficile. Se una squadra è lì sopra, pesano. Ma ora sono in fuga questi banalissimi, secondo voi? Sì, ormai sì. Anche se hanno la partita, credo, ancora contro gli All Blacks. Penso potrebbero perdere dei punti, però... dipende da loro, sono quasi più 5, credo. Dipende, ormai dipende, purtroppo dipende da loro. Abbiamo perso queste due partite e dipende da loro. Perché sono tipo 5 punti in più, 4 punti in più. Ci vediamo nelle fasi finali. Vabbè, vabbè. Ok ragazzi, alla prossima, grazie, ciao.